inizio col chiederti qual è la tua giornata tipo. Allora, la mia giornata tipo si struttura così. Io di solito mi sveglio alle 8 della mattina. La prima cosa che faccio in assoluto è fare il letto, perché io sono assolutamente ossessionato dalla pulizia e dall'ordine. Penso che se non facessi il letto e andassi a lavoro, non lo so, la mia giornata non sarebbe la stessa. Ok. Poi dopo mi preparo, faccio colazione, esco di casa verso le 8:30, 8:45, in modo tale da arrivare a teatro per le 9, perché poi alle 9:30 abbiamo lezione, in modo tale, certo, che mi posso riscaldare un po'. Dalle 9:30 fino alle 10:45 abbiamo lezione, che è più un warm up, più per riscaldarci appunto per, certo, le 9 della giornata. È un'ora e un quarto di lezione, so che alcune compagnie fanno un'ora, altre fanno un'ora e mezza. Penso che un'ora e un quarto sia il giusto, così che non si, sì, toglie troppo tempo dalla giornata in sé. Certo. Poi dalle 10:45 fino alle 11 abbiamo 15 minuti di pausa in cui puoi mangiare uno snack, bere dell'acqua, prepararti, cambiarti magari se hai sudato troppo durante la lezione e prepararti per la prima fascia appunto oraria di prove, che va, okay, dalle 11 fino all'1. Poi dall'1 fino all'1:45 abbiamo la pausa pranzo di 45 minuti, dall'1:45 fino alle 3:15 abbiamo un'ora e mezza che è la seconda fascia, dalle 3:15 fino alle 3:30 abbiamo di nuovo una piccola pausa di 15 minuti, dalle 3:30 alle 5 abbiamo l'ultimo slot finale appunto di un'ora e mezza. Poi di solito, okay, io dopo vado in palestra, perché è importantissimo non solo per i ragazzi ovviamente, ma soprattutto per loro, per una questione di passo a due, di partnering, di essere forti, quindi almeno assolutamente di andare 3 volte alla settimana in palestra. Poi vado a casa, mi faccio la doccia, mi metto in relax, cuciniamo cena e poi nel tempo libero la sera mi piace guardare Netflix, ci sono un sacco, mm-hmm, di serie TV che mi piacciono davvero tanto. E poi dipende, a volte magari giochiamo alla PlayStation, facciamo giochi da tavola, a volte magari abbiamo delle persone a cena. E poi, bello, cerco sempre di chiudere gli occhi intorno a mezzanotte. So che potrebbe essere tardi, ma io non riesco ad andare a dormire prima di quell'ora. Certo, beh, dipende anche un po' dalle persone, no? Sai, c'è chi è più notturno, tra virgolette, c'è chi è più mattiniero, quindi ovviamente io credo che non ci siano delle regole, no? Ognuno deve trovare il suo ritmo. Per me, io se vado a letto a mezzanotte, il giorno dopo non sono presente a me stessa, ok? Però se mi, esatto, fai svegliare alle 5, tranquillamente mi sveglio. Quindi, oh, okay, siamo tutti diversi, sì, assolutamente. Ok, quindi ci ha raccontato la tua giornata tipo meravigliosa di prove e di lezione. Vediamo se hai un aneddoto divertente da raccontarci. Allora, ho diversi aneddoti, diciamo, mi focalizzo su due. Uno riguarda la danza, l'altro invece riguarda la mia vita. Ok. Allora, il primo, per quanto riguarda la danza, mi ricordo io avevo probabilmente, prima di andare da Pompea, prima di iniziare proprio il mio percorso professionale, okay, andai ad un concorso, non so se posso dire il nome, sì, però va bene. Si chiamava MAB, quindi Maria Antonietta Berlusconi. Ah, sì, certo. E si divide in diverse fasi. La prima, mandi un video e vieni selezionato. La seconda è una semifinale. E poi eventualmente vieni selezionato per la finale. Ok. Quindi passai il primo step e dovevo andare a Sestriere. Per chi non, mm-hmm, sa, Sestriere è un posto di montagna bellissimo. Quindi arrivai, avevo appunto il mio camerino. Vado in bagno e dovevo tirare lo sciacquone. Ho visto questa catenella lunga, no, sotto il soffitto, era enorme. Quindi vedo questa catenella che si collega appunto fino al soffitto. Io ovviamente non so se è perché ero agitato, che non ci penso 2 secondi, la tiro giù. Per i prossimi 30-40 minuti scatta l'allarme. No, che io c'era un via vai di gente, era un allarme da tornado, una roba che non riuscivi neanche a parlare, no, con la persona che racconta a te. Io però ovviamente, figuriamoci, faccio lo gnorri, riesco, dico, ma cos'è successo? Ma da quando? Insomma, così è, ancora non lo ricordo. No. È stata una delle cose più imbarazzanti. Ovviamente chi condivideva il camerino con me lo sapeva, però io ho continuato a fare un po' così. Non ci credo. Per certo che potevano, esatto, scrivere non tirare l'acqua, non tirare questo filo. Ti perché, giuro, cioè, ma non so neanche cosa me l'ha fatto fare. Però a volte capita che c'è la catenella, però non ho visto, sì, che era tiri collegata, no,
al soffitto, ho detto upsì. Invece, No, per quanto mai tirare riguarda, le catenelle. mai tirare le catenelle, chiedete piuttosto. Esatto. Invece, per quanto riguarda un altro, mi ricordo che nel 2018 dalla Florida volevo andare perché all'epoca il mio ragazzo lavorava a Los Angeles Ballet, quindi volevo andare lì per il Natale. E avevo uno scalo di 5 ore a Las Vegas, quindi ho detto, beh, chi non me lo fa fare, vado a Las Vegas a vedere Las Vegas, anche perché dall'aeroporto Certo. al centro ci va poco, quindi Poco. io vado di qua, di là, mi piace da solo. Mancano 2 ore al mio aereo, quindi dico è tempo di tornare. Quindi inizio e vado a cercare di prendermi un Lyft o Uber. Per chi non sapesse cos'è, è un'app per prenotare dei taxi, però Che ci vorrebbe a anche in meno Italia, ma prezzo. purtroppo Ci non c'è. vorrebbe tantissimo perché è fantastica. Sì. Non arriva, nessuno mi trova perché No. Las Vegas è fatta davvero su diversi piani. Tu sei in un posto e poi ti ritrovi in un altro. Il taxi non mi trovava, tant'è che ne ho prenotati almeno 4. Nulla, manca un'ora, io non sapevo cosa fare, mi fiondo su questa macchina nera che io sapevo in automatico che era un taxi, mi avrebbero fatto pagare una costola, tant'è che appunto ho dovuto pagare 90 dollari per arrivare Madonna. all'aeroporto, ma l'ho fatto perché Eh sì, se no al arrivo volo. penso 45 minuti in ritardo, faccio il check-in velocemente, bu 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 bu, arrivo al gate, dico, oh mio Dio, ho dimenticato l'iPad. Avevo lasciato l'iPad al Nel security. taxi. Ah, al No, 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 al security, no. security. Quindi io avevo una valigia piccola e chiedo alla hostess, potrebbe guardarmela per favore? No, non posso, te la porti indietro se devi andare al security. Ho detto, ok, quindi vedete me a 20 minuti dall'aereo che parto, mi devo No. rifare tutto l'aeroporto per andare a riprendere l'iPad, arrivo sull'aereo, sono l'ultimo, continuavano a chiamare Mr. Spitale, Mr. Spitale, oh mio Dio, arrivo, sudato fradicio, mi siedo e l'aereo inizia ad andare, non ci potevo credere. E niente, quindi questi sono i miei due aneddoti, nulla di più, nulla di meno, però li ho trovati un po' divertenti e di sicuro ce ne sono molti di Molto più perché io sono una divertenti. persona un po' svampita, ma questi sono quelli che mi vengono in mente, diciamo adesso così. Ok, Sì. grazie, ci hai fatto molto molto ridere. Bene. E adesso vorrei chiederti quale messaggio vorresti lanciare a tutti i giovani ballerini che vogliono farsi strada nel mondo della danza, che vogliono diventare dei ballerini professionisti? Allora, la prima cosa che io vorrei dire è che non dovete pensare a nient'altro, forse, perché è un mondo talmente difficile che avete bisogno di dedizione, di impegno, focalizzarvi completamente a questo, perché richiede davvero tanto, Assolutamente. tanto, tanto. Dovete essere sani a livello mentale, dovete mangiare bene, dovete impegnarvi, dovete sempre dare il massimo, dovete stare attenti al vostro corpo. Se avete qualsiasi tipo di male, fermatevi, mi raccomando, parlate con un professionista, perché non c'è tempo da perdere, perché è un mondo stupendo che però non ha sempre molti posti, perché ovviamente una compagnia ogni anno quanti ballerini può trovare? 2, 3, 4, per quanto ci siano molte compagnie, ma hanno anche dei parametri diversi. Se lo volete davvero, Certo. o in modo pratico, scriverlo su un foglio oppure nella testa, ve lo dovete stampare qua, dovete pensare al vostro obiettivo che può essere. Se siete piccoli, di entrare in un'accademia, ma se siete un po' più grandi, di entrare in una compagnia e pensare a quello. Io mi ricordo, ho dedicato la mia vita a questo, fino a quando ho avuto, non lo so, 17, 18 anni, non ho mai avuto una vita privata, devo dire. Non ho mai avuto la possibilità proprio di uscire con gli amici perché era solo danza, 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 danza. È così. Diciamo che la cosa, esatto, Lea lo sai bene. Però la cosa è che per quanto mi riguarda io non ho mai visto la danza come un hobby, perché da quando ho iniziato la gente mi ha sempre detto, oh, hai delle buone qualità, c'è il talento, tu puoi fare questo nella vita, sei un maschio. E quindi non lo so, quando ti vengono dette queste cose alle tue prime lezioni è difficile che tu veda quello come uno svago. Ah sì. Come un Oggi hobby, vado a lezione. No, era certo. diventato talmente un impegno che io penso ho 24 anni oggi, in 12 anni
avrò mancato forse 4 lezioni in tutta la mia vita, perché è una disciplina, c'è un'etica dietro, dovete essere pronti mentalmente perché siete costantemente criticati, purtroppo, perché noi facciamo questo, noi balliamo e riceviamo correzioni. Per sempre, non importa se avete, se siete piccoli studiate, non importa se lavorate, arriverà un repetitor che sceglierà dei ballerini, magari voi in quel momento non siete proprio la rappresentazione della sua visione, però quello non significa che non valete, dovete volerlo tanto, perché la passione a volte non basta. Dovete proprio pensare a quello come un'etica di vita, perché la danza questa è una bellissima arte, certo, una disciplina meravigliosa, ma dovete dedicare anima e corpo 24 ore su 24, 7 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E giorni su 7. Questo è, certo. Però vi darà tante soddisfazioni, tantissime, davvero, tante, è un'arte stupenda, un lavoro meraviglioso. Viaggiate, conoscete tante persone, musica, davvero è bellissimo, quindi questo è il mio avviso, divertitevi, ma se decidete appunto di voler cercare di fare i ballerini, certo, dedicatevi al 100% e vedrete che non sarete delusi. Certo, grazie mille, grazie per questo messaggio meraviglioso e anche per tutto quello che ci hai raccontato in questa intervista preziosa. Noi rivedremo Ivan ancora in un altro video, quindi lo salutiamo, ma solo temporaneamente. Ringrazio anche tutti quelli che hanno guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, Lea, grazie mille. Grazie.